Dai, pronti per divertirci? E allora partiamo. Farina, lievito madre, acqua, zucchero e 20-30 grammi di tuorlo. Seconda scelta, potete anche fare uno sciroppo con acqua e zucchero. Acqua oltre 35 gradi, sciogliete lo zucchero, poi lasciate raffreddare. Mi raccomando, farina al mattino in frigo, bulli in frigo e il gancio della planetaria in frigo, perché purtroppo le temperature non ci saranno d'aiuto con questa planetaria. Mi raccomando, partite a bassa velocità. Io ho una planetaria che va da 1 a 5. Sono partito a velocità 2. Fino a quando la farina non avrà assorbito tutti gli ingredienti che avete inserito, non aumentate la velocità. Quando la vasca sarà pulita e inizierà a tirarsi su, allora lì potete anche passare per 2-3 minuti a velocità 4. Adesso l'impasto è ben creato. Allora iniziamo con la prima parte di tuorlo. Quando smettere di inserire il tuorlo? Appena vedete che si slega. Se mantiene una buona struttura, allora lì poi incomincerete ad alzare la velocità. Appena la vasca è pulita, ok, vado e inserisco l'altra parte di tuorlo. Appena vedo che si lascia andare, questa è la seconda parte già di tuorlo. Vedete che slega di meno l'impasto? Continuate con velocità alta, io sono andato a velocità 4. Dobbiamo cercare di non portare troppo lungo l'impasto. Ovviamente, finito di inserire il tuorlo, partiamo col burro in 2-3 volte. Allora riabbassate la velocità a 2 e man mano iniziate a inserire il burro. Appena vedete che riprende struttura e inizia un pochettino a pulire le pareti, allora alzate di nuovo la velocità. Non aspettate che crea completamente una struttura. Appena pulisce le pareti, entrate con il burro. Indicativamente dividetelo in 3 volte. Vedete, pian piano aumento la velocità, appena inizio a pulirmi le pareti, vedete, guardate come si stacca bene, benissimo. Allora lì è ora di inserire l'altra parte del burro. Allora, durante questo processo non preoccupatevi se non si stacca completamente dal fondo. Ogni tanto vi fermate e andate a contare la maglia glutinica. Messo sul banco sono uscito a 26 gradi circa. Temperatura direi ottimale per il primo impasto, infatti l'ho lasciato a 26 gradi per circa 13 ore, 13 ore e mezza, e il giorno dopo il vostro impasto dovrà risultare triplicato. In questo caso da 1,5 mi è arrivato a 4,5. L'ho messo all'interno di una caraffa, ma potete anche metterlo in un contenitore rettangolare. Fate un bel segnetto e deve arrivare almeno dal triplico a salire. Pronti via, qui molto importante la farina che andremo a utilizzare nel secondo impasto in frigo, quello il primo impasto, mezz'oretta di frigo glielo fate fare e poi partiamo. Allora mi raccomando, solo la farina, qui non andate in panico perché dopo un po', man mano che assorbe la farina, guardate cosa succede, l'impasto tenderà a lasciarsi andare. Allora, un consiglio che vi do, se vedete che fa fatica il gancio, entrate tranquillamente con la foglia. Appena inizia a prendere struttura, alzate anche qui la velocità, ma date il tempo di formare di nuovo completamente la vostra struttura, il vostro glutine. Vedete? Qui è il momento che sta iniziando a creare struttura. Io sono andato avanti col gancio, non ho avuto problemi di non mettere la foglia. Continuo, vedete, pian piano, pian piano. Allora, qui adesso è il momento che posso alzare anche la velocità. Vedete, si stacca bene dalle pareti. Non aspettate che arrivi a diventare completamente liscio, ok? L'importante è che abbia una buona maglia. Vedete, io lo strappo, anche se non è completamente liscio, però vedete che la maglia ce l'ha. Allora, in questo caso gli ho dato ancora un minuto ad alta velocità e poi sono andato a inserire zucchero e tuorlo. Mi raccomando, riabbassate la velocità e iniziate a impastare lentamente, fino a quando la vasca non sarà pulita e lui avrà ripreso struttura. Allora solo in quel momento potremmo andare a inserire il restante tuorlo e zucchero insieme. Mi raccomando, una volta che avete creato quest'ottima struttura, mantenete la velocità costante, intorno diciamo al 3 o 4. Vedete, io aspetto perché adesso si sta lasciando andare. Appena vedo che riprende un po' struttura, vado e alzo la velocità, gli do una mano a cercare di assorbire di più gli ingredienti. Vedete, è normale che il primo inserimento di tuorlo e zucchero tenderà leggermente a stracciare, dopodiché lui la prenderà. Nulla toglie, se vedete che è un pochettino morbido, entrate con la foglia tranquillamente, vi aiuterà ancora di più questo inserimento. Vedete, vasca pulita, la maglia glutinica si sta completamente formando e vado a controllare. Controllo, non appiccica, ha la sua estensibilità.
Allora, in questo caso cosa faccio? Vado a inserire qui il miele e la pasta d'arancio. Volendo, potete la sera prima fare un'emulsione burro alla ricetta, pasta d'arancio e miele. Adesso riparto di nuovo a bassa velocità. Devo dargli il tempo di amalgamarsi. Dopo questo passaggio sono andato a inserire il sale e poi in tre volte, come nel primo impasto, il burro. A fine impasto, vedete qui ormai ho inserito anche le ultime parti di burro, vado a controllare la mia maglia. E in questo caso controllo la maglia glutinica. Vedo che è una bella maglia, eccolo qua, e basta. Adesso andiamo a inserire le nostre gocce di cioccolato. Dopodiché andrò a metterlo all'interno di un contenitore, lo lascerò un'ora a 30 gradi, spezzerò da 1060 grammi per un pirottini da chilo e li lascerò lievitare per 5-6 ore a 30 gradi, cottura a forno di casa statico, 160-170 gradi, intorno a 50 minuti. E adesso finalmente il giorno dopo, ed eccolo qui, andiamo al taglio. Panettone da chilo, io sono stato intorno a 1,50 kg perché non è glassato, se lo dovete glassare un po' di meno. E apriamo, guardate che spettacolo, ragazzi! Un profumo che non vi sto a dire. E guardate qui, fiocca, fiocca che è una meraviglia. Mi raccomando, se vi è piaciuto, lasciate un commento e condividetelo. Condividetelo così anche per gli amatoriali con planetaria e semplice forno di casa. Sarete in grado di fare i panettoni per i vostri cari da condividere alle vostre cene. Mi raccomando, www.consulentearteBianca.it. Ciao a tutti!